Nel 1984 una donna ha cominciato a sentire nella sua testa una voce che l'avvisava di avere un tumore. La previsione si è rivelata vera, poiché aveva un meningioma. Un ragazzo racconta di aver cominciato a vedere da bambino un uomo sulla sedia a dondolo di casa. Dopo averlo descritto ai suoi genitori, ha scoperto che era suo nonno morto prima che lui nascesse. Una bambina, guardando in televisione con i genitori un programma sull'11 settembre, ha stupito tutti dicendo «Sono morta lì». Il castello di Hampton Court ha un fantasma famoso chiamato Skeletor, la cui apparizione è stata filmata nel 2003. Un ragazzo da bambino ha visto suo padre salire su per le scale, l'ha chiamato e quando ha risposto ha visto che il padre stava dormendo sul divano e non si era mai alzato. Una bambina, senza sapere della gravidanza della zia, ha detto che il suo bambino era morto. Poche settimane dopo si è visto che il feto non era più vivo. Un uomo racconta di aver visto nella sua vecchia casa un'ombra dalla forma umana, ma in casa non c'era nessun altro. Un ragazzo ha rivelato di aver sentito da bambino un misterioso fischio. Da adulto ha visto due persone che facevano lo stesso suono, ma che non gli hanno detto nulla e se ne sono andate via. Alla Ohio University c'è una classe chiamata Wilson Hall, perennemente chiusa, costruita su un cimitero indiano e da cui spesso provengono voci misteriose. Una ragazza spesso ha sognato una donna di nome Aurora. Un giorno ha ricevuto, mentre era in macchina, una telefonata da un numero anonimo, a cui ha risposto fermandosi a una stazione di servizio. La macchina dietro la sua venne travolta da un'altra vettura in modo fatale. La ragazza ha richiamato il numero misterioso e ha risposto una donna di nome Aurora.